4 novembre, si innalza al cielo l'eco di una tromba, suona il silenzio, ognuno resta muto, pace agli eroi presso la loro tomba, vola il pensiero nostro il saluto. Vengono le voci, è lente, grave, sommessamente, senza doni auguri. La banda suona dolcemente il piave, come una ninaranna per caduti. Si chiamano d'appello i nostri eroi, sempre vivi nel cuore e nella mente. Ad ogni nome tutti quanti noi, in coro, rispondiamo col presente. O voi che siete in pace sottoterra, pregate Dio che illumini noi vivi, perché nel mondo non ci sia più guerra, ma fratellanza all'ombra degli ulivi. La mia patria è l'Italia, la terra meravigliosa, incoronata di monti superbi e bagnata dal mare azzurro. Essa è ricca di bellissime città, di coli verdeggianti e di pianure fertili. Roma è il cuore dell'Italia, io amo la mia patria e la sua libertà. Molti uomini forti e generosi offrirono le loro vite per difendere la libertà d'Italia. Il simbolo della mia patria è la bandiera tricolore che sventola al sole nei giorni di festa o pende abbrunatamente nei giorni di dolore. Innalziamo a Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e di tutti i suoi membri. Intercedano per noi Maria, Vergine e Madre, insieme con tutti i santi della nostra terra. Diciamo insieme, proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra Italia, perché con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorra efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia fra i cittadini della stessa patria, fra gli uomini e l'ambiente naturale, fra le creature e Dio creatore e padre, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Benedetto sei tu, o Dio, nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Autorità civili, militari e religiose, associazioni, docenti, studenti, concittadini tutti. Fedeli all'annuale appuntamento ci ritroviamo oggi davanti a questo monumento per onorare i nostri caduti in guerra, per ricordare l'unità nazionale e per festeggiare le forze armate. Celebriamo la ricorrenza del 4 novembre, data della fine della Prima Guerra Mondiale, per commemorare con rispetto e dolore quanti soffrirono, militari e civili, durante i lunghi anni del conflitto. La nostra gratitudine va a coloro che con la loro vita, i loro sacrifici, il loro dolore, lottarono per creare un'Italia unita, libera e democratica, perché l'indipendenza e la libertà di un popolo sono il bene più prezioso e rappresentano la condizione indispensabile per l'affermazione della democrazia e delle libertà individuali. Commemorare le date fondanti della nazione non è puro atto formale, ma rappresenta la volontà di un popolo di ricordare, attraverso dei momenti rituali, quanto i nostri antenati hanno fatto per noi, ponendo le basi sulle quali si fonda il nostro vivere civile. Queste ricorrenze dovrebbero divenire sempre più occasione di studio, di riflessione e di confronto, altrimenti il passato rischia di non aiutarci a comprendere il presente. Abbiamo l'obbligo morale di ricordare affinché non si disperda la memoria storica. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia.
Nel 1921, 3 anni dopo la fine della Grande Guerra, i governanti di allora pensarono di inviare a Roma un treno chiamato il treno del Milipignolo, o treno dell'eroe, che partendo dalla stazioncina della cittadina veneta di Aquileia, dopo 13 fermati lungo le stazioni del percorso, è giunto a Roma il 4 novembre dello stesso anno. Trasportava, oltre ai cimeli della Grande Guerra, anche 10 salme di militari senza nome, che furono schierati sul selciato del Vittoriale, e una madre di un caduto in guerra, la signora Maria Bergamas, in un grande silenzio pieno di commozione, sfilando davanti alle bare, indicò quella che doveva essere tumulata nella cella apposta predisposto, con sopra raffigurata la Dea Roma. Durante l'itinerario, il treno dell'eroe è stato fermato in moltissime stazioni da parenti di caduti e da gente comune che, inginocchiandosi sui binari, hanno pregato e reso omaggio a tutti i caduti della Grande Guerra, con tanto sangue, lacrime e lutti che hanno colpito le famiglie dei militari in guerra. A te, o grande eterno Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbedisco le venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata della patria, leviamo il cuore. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste di frutti servono al Dei, ma che sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro, che cinge questa nave. A lei sempre dona vittoria. Benedici, Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici anche noi, perché che per esso vegliamo in armi sul mare.